Eccoci qua! Con tutto questo ben di Dio, sono contenta di dirvi benvenute o ben ritrovate alla rubrica Ricette in carrozzella! Siamo pronti? Dai, dai, che il sugo non si cucina mai da solo! Per tutte quelle persone curiose, rispondo ora e non risponderò mai più. Scusa, ma se ti lamenti sempre che non ce la fai, come fai a fare certe cose in cucina? Semplice. Amore, c'ho da lavare i pomodori. Arrivo. Geni! Dai, andiamo a fare i pomodori. Allora, eccoci qua. Abbiamo lavato e pelato le carote e tagliato la cipolla. Adesso andiamo a tagliarla in pezzetti più piccoli in modo da poterla lavorare meglio con la mezzaluna per fare il nostro soffritto. Quindi facciamo 1, 2 e 3, proprio ultra grossolani. 1 fino in fondo stavolta e 2. Il colaccino, accidenti a voi, non lo dovete mai buttare. Prima di tutto perché fa parte della cipolla, quindi è commestibile, lo potete benissimo mangiare. In secondo luogo, se voi andate a tagliare la cipolla in questa maniera, ovviamente quando è intera, mettendola nell'acqua vi fa un'ottima erba cipollina che ci potete benissimo condire pietanze a base di pesce, insalate o qualsiasi altra cosa. Impara l'arte e mettila da parte. Quindi andiamo nuovamente a levare la nostra pellicola dalla amica cipolla. Allora, qui ci levo proprio la parte finale, come il pomodoro, vedi? Deve venire un pezzettino piccolino, piccolino. Stessa cosa, 1, 2, 3 e 4. Qui uguale, ci fai una piccola V. Vedi? Una piccola V. E ci siamo. Adesso, siccome il mio tagliere è piccolo, io ci sto di più, è vero, ma preferisco la mezzaluna. Il vostro piano di lavoro, in cucina non dobbiamo avere fretta. Deve essere una passione cucinare, altrimenti ti compri la roba già bella e pronta e non rompi coglioni. No, no, scherzo.
Io intanto ti ricordo che se vuoi supportare il nostro canale, un like è gradito, un commento e perché no, condividi il video. Ok, allora questo va in pentola. Mi aiuto con il coltello, tu rimani giù. Adesso quello che è andato giù riprende. No, la buccia no. Ok, una volta finito di fare il nostro soffritto, ovviamente lo mettiamo in pentola. Qua così si vede. Questo l'avevo già tagliato. Allora, solitamente nella ricetta che conosco io, la parte diciamo più morbida, più liquida, assieme ai semi, la toglievo e la mettevo da una parte. Però vi ricordo che questa ricetta ce l'ha data gentilmente Lina stamani, quindi io la replico esattamente come me l'ha detta lei. Quindi, pomodori dentro a metà e dentro. Togliamo il picciolo. Vi ricordo una cosa importante che credo che la maggior parte di voi lo sanno. Ma, beh, purtroppo tante no. Noi in quest'era stiamo iniziando a dare troppo, troppo valore all'estetica, all'esterno delle cose, addirittura anche a ciò che compriamo. Bene, io ora vorrei farvi vedere questo, sì, questo pomodoro. Questo pomodoro al supermercato sarebbe stato scartato. Voi pomodori del genere al supermercato non ne troverete mai. Perché? Perché, come dice il proverbio, l'occhio vuole la sua parte. Quindi, i produttori cosa hanno iniziato a fare? A modificare geneticamente, non in maniera chimica, ma selezione naturale,
a ottenere la perfezione del frutto, peccando però sul gusto stesso del prodotto. Tutti questi discorsi da scienziato, cosa sta a dire? Che è meglio un pomodoro con una cosa del genere, ma che sa di pomodoro veramente, che è un pomodoro perfetto da foto, che prevalentemente sa di acqua. Alla fin dei conti, mica ci dovete fare le foto, ve li dovete mangiare. Stesso discorso, se trovate un vermettino, non dovete essere incavolate, boh, c'era il verme! Dovreste essere veramente contente perché avete la certezza che sulla vostra frutta o verdura non ci sono stati pesticidi. Quindi anche per i bambini è perfetta. Un po' d'acqua bicarbonato e la puoi dare tranquillamente a tuo figlio senza passare tramite la mucchina e tutti gli igienizzanti possibili e immaginabili per toglierci i pesticidi. Senza contare che i pesticidi fanno male alle nostre api. Eh sì, perché io qua c'ho la bella scorta, di pomodori. Perché questa meraviglia estiva io me la voglio portare anche nell'inverno. Così, in cucina sono sicura che ciò che mangio è buono. Ma soprattutto è economico. Bene. Quando la pentola è a questo livello, dobbiamo prendere e metterla sul fuoco. Mi raccomando, fuoco dolce. I pomodori devono appassirsi, non si devono bruciare, non devono diventare ustionati. Già si vergognano perché sono rossi, se tu me li fai diventare carbonizzati, poverelli. Dai, passiamo al fuoco, su. Come vi ho detto prima, abbiamo messo i nostri pomodori sul fuoco e li abbiamo fatti cuocere a fuoco dolce. Vedete, si sono ammorbiditi. Adesso li lasciamo cuocere per altri 20 minuti barra mezz'ora e poi con il passa verdura andremo a separare la polpa dalla buccia. Io mi sono preparata due fantastiche pentole perché ovviamente il sugo al pomodoro non deve mancare mai. Intanto guardate già che bel colore. Mi raccomando, quando siete a metà cottura aggiungete il sale. Eccoci qua, abbiamo terminato la cottura dei nostri pomodori. Come potete vedere, hanno un aspetto favoloso. Una volta terminata la cottura, però, devono raffreddare dentro la propria pentola, così anche i sapori si amalgamano meglio. Una volta freddati, la signora Lina mi aveva detto di usare un frullatore e frullare tutto. Io però su questo sono, diciamo, all'antica, quindi ho il mio passaverdure. Secondo me viene anche meglio. Ma proviamo. Dunque, io, curiosa.
Randagie mie bellissime, non potete capire il sapore di questo pomodoro. Allora, non ho ancora messo il basilico addirittura. Allora, iniziamo. Sposto magari lui, mi sistemo sulla mia Ferrari. Con questo squisito sugo faremo uno splendido ragù alla bolognese. Ovviamente la maggior parte delle ricette che vi presento sono di mia nonna, altrimenti vi fornirò sempre il nome di chi gentilmente mi ha dato la ricetta. Allora, se avete fatto caso, io vado in senso orario per un certo numero di giri, poi faccio una sosta, qualche giro al contrario e rinizio andando in movimento orario. È splendido. Quando, secondo voi, è opportuno mettere altri pomodori, li aggiungete. In alternativa, se usate il metodo del frullatore, non avete di questi problemi. Teniamoci sempre da parte un rettangolo, un quadrato di Scottex, così quando andiamo a poggiare il mestolo non sporchiamo. Come ben sapete, ne ho preparate due di pentole. Un piccolo consiglio che vi do: se dovete andare al mercato, andateci verso l'ora in cui smontano. Questo perché? Perché quello che non troverete tutto ciò che c'è la mattina presto. Quello mettetelo subito in conto, però in questa maniera potete usufruire di sconti veramente eccezionali, veramente veramente eccezionali, cioè tipo 50% di sconto. Al posto di pagare un prodotto 1 euro al chilo, lo vai a pagare 50 centesimi al chilo. È fantastica questa cosa, perché tu puoi prendere la il doppio
della quantità che ti serve, quindi prepararlo e conservarlo, e lo paghi la stessa cifra che avresti pagato se ci saresti andato qualche ora prima. Questo perché? Perché la rimanenza dei prodotti che avanzano non possono essere conservati in magazzino e riproposti il giorno dopo, anche perché purtroppo solitamente chi partecipa al mercato ortofrutticolo delle città non hanno delle celle frigorifere. Hanno solamente dei magazzini dove vanno a mettere le bancarelle che a fine turno smontano. Questo è un piccolo consiglio che secondo me vi sarà molto utile. Anche perché, come vi ho detto prima, non importa la bellezza di un prodotto, ma la qualità stessa. Perché al Conad ci sono pomodori da fotografia, davvero. Solo che se li vai ad assaggiare sanno di acqua. Non è un buon compromesso. Io preferisco magari un pomodoro che ha un'ammaccatura, ma che sa di pomodoro. Ricapitolando, cosa abbiamo fatto per ottenere questo? Un leggero soffritto di carota e cipolla, una piccola nota che secondo me vi sarà molto utile. L'olio, io per risparmiare e per avere una buona, no buona, un'ottima qualità, lo compro direttamente dal produttore. Ora, non tutti i produttori sono onesti, ne ho girati abbastanza nell'arco del tempo. Da 4 anni a questa parte ci siamo trovati veramente, veramente bene con l'olio extravergine di oliva di Salvatore Giudice. E come ben sapete, l'olio extravergine di oliva è un prodotto soggetto a tantissime truffe, tantissime frodi. Ecco perché preferisco prenderlo dal produttore, ma sapere cosa vado a mangiare. Anche perché l'olio extravergine di oliva contiene tantissimi principi che fanno benissimo, contiene antiossidanti come anche il pomodoro e è inutile che vada a pagare la solita cifra per un prodotto che magari è solamente semi di qualsiasi vegetale con aggiunta di glicerina. No. Cipolla rossa di Tropea, carota, olio extravergine di oliva di Salvatore Giudice e i nostri pomodori che abbiamo lavato e tagliato a metà. Non abbiamo fatto tanti fronzoli, tagliati a metà, messi in padella, in pentola e acceso il fuoco. Una volta cotti, li abbiamo passati con il nostro passaverdure, il mio mito. E questo, guardate che polpa. Questo è il risultato.
Ma che ve lo dico a fare? Io, come sempre, vi chiedo un cuoricino, un piccolo like, un commento per qualsiasi domanda, anzi, vi lascio un sondaggio questa volta. Preferite vedere la ricetta delle melanzane alla parmigiana, ovviamente con questo sugo, o il ragù alla bolognese? Fatemelo sapere nei commenti, condividete il video e salvatelo! Non si sa mai. Ciao. Eccoci qua. Abbiamo finito di passare i nostri pomodori nel passaverdure. E l'unico scarto che deve rimanere di 5 kg di pomodori è questo. Questo deve essere lo scarto di 5 kg di pomodori, non di più, se meno meglio ancora. E questo è il frutto del nostro lavoro. Io adesso vado a trasferirlo dentro la pentola che Scacco mi ha già lavato. Quello che sto per fare a regola non si fa. Buonissimo. E no, con questo lo faccio con un cremaiolo. Adesso, questo qua lo andiamo a mettere sul fuoco perché a me sinceramente piace un pochino più ristretto. Perché con lui ci farò la pasta al pomodoro. Di questo qua aspetto i vostri consigli. Cosa volete vedere? Melanzane alla parmigiana o ragù alla bolognese?